prime due le stai finendo, che è attuale anche fotoromanza, e quindi dopo arrivano gli ospiti, che è Coez, con quale ho condiviso la canzone Motivo, e che abbiamo già fatto a Firenze allo stadio, è molto bella. Poi dopo, come nelle canzoni, giusto, tutto quello che dici tu. Che farà Coez, perché lui è il mio ospite, prima che faccio il duetto, faccio una definitura, ma entrare nel suo stile, che è uno stile ben definito, non si presta. Quindi io faccio la sua entrata come ospite, giustamente fa la sua canzone, bellissima, mi piace un sacco. E dopo quella si parte rock, si parte America, poi Latin Lover, poi Bello Impossibile, Se nell'anima, le cose da due. Io sono stata attenta proprio a fare un set che non fosse troppo malinconico, perché la malinconia c'è spesso nelle mie canzoni, quindi ho cercato di fare un set up, come si dice per noi giovani, cioè un po' di pezzi comunque a tempo, di pezzi che la gente può cantare. E quindi siamo alla scaletta, insomma, ho messo come classico Voce di Memoria, perché mi sembrava giusto facesse un po' da collante fra il prima e il dopo, e ovviamente chiudo con Di Sole d'Azzurro, che è la parte gospel, però poi mi sono concessa pezzi un po' più, diciamo, da ballare, da cantare insieme, e il mio ospite saranno i Sottotono, quindi io faccio questo tuffo nell'hip hop, hip hop, R&B, con queste melodie che loro riescono comunque sempre a rendere cantabili, e quindi ci sarà Tormento che canterà Mastroianni insieme a Fish, che spippola e bottoncino. C'è anche Fish, mi piace anche Fish. Dove sento? No, non lo conoscevo con Fibra. Hai fatto le cose con Fibra? Sì, c'è Fish, non lo sapevi? Non lo sapevo, questo mi piace molto. Dove senti dopo? Certo, la seconda volta da è vero, avete fatto il pezzo stupendo. Sì, in Italia, sì. Facevo un sacco, mi sono in studio. Ah, è venuto lui? Lui con Fabri. Vedi, a me mi fanno sempre là, e ci vanno. No, non è vero. Fabri, che non ho finito, e poi facciamo, abbiamo scelto di fare un pezzo di Bob Marley, che è Turn Your Lights Down Low, dove riusciamo, insomma, anche a mescolarci con le voci. Turn Your Lights Down Low. E anche mi sembrava Bob non deve mai mancare come messaggio, mi sembrava comunque puro, pulito e di buon auspicio. Fatto bene? Fatto bene, anche devo dire che lei ha suggerito, ci siamo schierati subito sul pezzo del corale tutto insieme, You Got a Friend. Lei ha scritto bene, voglio fare quello, si fa quello, lei subito si fa, basta, e poi è sparita dalla chat. E mi sono rotto il telefono, adesso ci ritorno. Il gruppo ha un bel nome che si chiama Las Margaritas, e lo ha dato Elisa, quindi noi, cioè, si formò questo gruppo e poi lei gli ha dato il nome, e in generale, a parte sì, l'organizzazione, le prove, avete saputo, i comunicati, eccetera, però poi è successo per esempio a Sanremo che ci fossero Emma, Elisa e Laura nella stessa sera, se non sbaglio, e quindi è tipo in bocca al lupo, si manda là, così ne becchi tre con un messaggio solo, oppure i compleanni, c'è sempre la puntualità del compleanno, di solito i compleanni se li ricorda tutti Laura, però anche Alessandra, quindi non so, lì non sfuggi. Sì, è un bel modo di comunque tenerci sempre in contatto. No, non si chiude, non si chiude. Vive da ormai un po' di anni, perciò. Io già frusciante poi dentro nel gruppo. La frase è Simone de Beauvoir, che mi ha scritto questa femminilità, che è una trappola, no? Nel senso, mi si dice a me, visto che io non sto da nessuna parte. Credo questo sia un messaggio bello in questo momento, no gender, e quindi facilita l'educazione, non dei ruoli, ma dei ruoli, non della divisione dei ruoli, non per anni, insomma, come è stato tramandato la donna e l'uomo con l'educazione. Credo che questo concetto sia da sensibilizzare, quindi è una frase che indosso volentieri, forse è stata fatta anche con l'occasione.